lì da una pazza che ha una treccia e un codino. Comunque, mi sto sistemando per andare in palestra e mi sto per fare la seconda treccia, per quello mi vedete così. Ma volevo assolutamente iniziare e fare un nuovo vlog perché questa settimana siamo super 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 indaffarati. Infatti non eravamo tanto sicuri di vloggare, ma volevo assolutamente farvi un altro vlog casalingo, visto che vi piacciono tanto, prima che arrivino mia mamma e mio zio, perché la settimana prossima arriveranno loro, quindi non so se avrò appunto il tempo, visto che dovremo fargli vedere tutte le cose che ci sono qui, non so se avrò il tempo di vloggare, quindi insomma almeno vi faccio un video questa settimana, un vlog questa settimana, in modo insomma che voi ve lo potete gustare la prossima settimana mentre noi saremo indaffarati appunto insieme a loro. Comunque appunto oggi è martedì e tra pochissimo andiamo in palestra, quindi mi sto facendo le mie treccine perché fa un sacco caldo in palestra in questi giorni e non so più come pettinarmi, quindi insomma mi faccio le trecce così sto bella fresca. E niente, poi sicuramente questa settimana quello che vedrete è che puliamo la casa perché dobbiamo pulire veramente a fondo anche, cioè, cose che non puliamo spesso, tipo le finestre e insomma queste cose qui, quindi pulizia super super profonda del bagno, così appunto loro trovano tutto pulito, quindi sarà proprio un vlog super super casalingo. Oggi probabilmente andremo anche al cinema, però perché martedì scorso non ci siamo andati, mi era finita la batteria. Iniziamo bene, quindi dicevo, oggi andremo anche al cinema, quindi così vi portiamo con noi. Comunque vi faccio vedere al volo, ho finito di sistemarmi, treccine pronte. Questo è il mio outfit di oggi, magliettina di pink, sotto ho il top di Victoria's Secret, eccomi, si è tutto rigirato, che ho comprato nel viaggio adesso negli Stati Uniti. Non mi ricordo se l'ho comprato a Vancouver o a Seattle, boh, mi pare a Vancouver. E questi pantaloni di American Eagle e queste scarpe che ho comprato l'altro giorno della Nike, guardate. E perché erano in saldo e mi erano piaciute tantissimo qualche mese fa quando erano uscite, sono molto simili a quelle di César e quindi le ho prese con il 40% di sconto e quindi le ho comprate perché quelle altre insomma erano già un pochino vecchie, quindi almeno ho due paia di scarpe da ginnastica da mettere in palestra da alternare. Qua ho bevuto un po' un casino, comunque vabbè. E niente, adesso andiamo in palestra e poi ci riaggiorniamo tra un po'. Eccoci, tornati dalla palestra, guardate questo cagnolino. Lui si riaddormenta sempre quando ce ne andiamo, vero amore? È vero, lo troviamo sempre nella sua cuccetta, lui, con la faccina tutta addormentata, tutto addormentato lui, tutto addormentato. La facciamo la pappa adesso, guarda caccolone, c'hai un caccolone tu, c'hai le caccole negli occhi ancora, eh? La facciamo la pappa adesso? Eh? Sta dormendo ancora in piedi. Pranzettino pronto. Ecco qui le nostre bellissime insalate. Cioè, vabbè, la lattuga, avocado, pomodoro, carota, un po' di formaggio fresco sbriciolato, tipo ricotta, ma non proprio, nel formaggio messicano. E poi un uovo sodo sopra. Gnammi gnammi. Quindi adesso mangiamo e poi ce ne andiamo al cinema. Ora noi siamo al cinema. Non confermati fuori da questa abitazione. Il trailer di Mission Se Impossible resistes, sembra davvero a molto cassarti, molto bello, sempre in vero? cures. Non vedo l'ora che esca. Vedi, è l'auto. Comunque siamo venuti a vedere. Ma qui siamo andati a vedere il film che vediamo quando si acaba oggi. il tempo, Grattacielo, non so. Boh, in spagnolo si chiama Rascacielos, che vuol dire grattacielo. Pizza, dove stai? Quello di Terra. Quello di Terra. Sarà spinto per l'elicottero? Comunque ci sono ancora i trailer. Non potete capire che stanchezza. Siamo stati tutto il giorno, adesso sono le, oddio, sono le 8:48, è tardissimo. E ecco perché avevamo un certo languorino. E comunque, mi siedo un po' nel divano così mi riposo. E arriva Simon. Vieni qua, amore. Vieni qua. Fai vedere come sei salita sul divano tu. Fai vedere, vieni. Vieni. Bravo. Bravissimo, bravissimo questo cagnolino, riesce a salire sul divano da solo, eh? Bravissimo lui. Comunque adesso sono andato a comprare l'acqua perché c'è finita e abbiamo un sacco di sete perché siamo stanchi e tutti sudati perché
abbiamo pulito benissimo sia sopra che mi sa che non so se vi ho mai fatto vedere sopra, ma in realtà non c'è niente, è solo il tetto della casa. Perché piange, amore? Adesso torna, adesso torna. E dove abbiamo le lavatrici, però siccome in questi giorni ha piovuto e c'avevamo della terra, cioè dei sacchi di terra che avevano lasciato quando abbiamo tolto la cucina di muratura che c'era qui, i muratori avevano lasciato di sopra questo saccone di terra che con tutte le piogge sporcava, ogni volta sporcava il pavimento, quindi non solo abbiamo pulito, ma puliamo spesso, ma non solo abbiamo pulito, ma abbiamo tolto e tutta quella terra, abbiamo fatto un sacco di sacchettini piccolini e così in questi giorni andiamo a buttarla perché insomma così non ci fa più sporcizia. E niente, quindi abbiamo pulito benissimo sopra e poi abbiamo pulito le finestre e abbiamo un po' a mezzo sistemato le piante, abbiamo buttato alcune piante che erano morte e così magari prima che arrivi mia mamma e mio zio e compriamo qualche piantina nuova, adesso non lo so, insomma sistemiamola. Sto sempre più cascando perché sono stanca. Fanno male le gambe, che oggi abbiamo pure fatto gambe in palestra. E anche le braccia perché l'ho fatte ieri, vabbè. E niente, poi abbiamo pulito le finestre, però non abbiamo finito ancora, ma ormai si sta facendo buio quindi non si vede. Quindi penso che continueremo domani a pulire. E adesso dobbiamo un po' pensare a che cosa fare per cena. Il film era davvero molto molto bello comunque. E ripeto, non so se mi avete sentito nel cinema, ma credo che, cioè, in spagnolo il film che abbiamo visto si chiama Rascacielos, che vuol dire in italiano grattacieli. Quindi non so se l'hanno chiamato grattacielo o come l'hanno chiamato, comunque è il nuovo film con The Rock. E era veramente carino, mi piacciono un sacco i film con The Rock, sono sempre carini. E vabbè, carino non è proprio la parola giusta, però mi piacciono. E ti fanno tipo, oh, così, è un po'... ti fanno stare un po' col fiato sospeso, anche se poi sai come va a finire, però è carino. E vabbè, non vi dico niente, sennò alla fine vi spoilerò qualcosa, quindi meglio smetto di parlare del film, però comunque lo consiglio, è stato davvero molto bello. E la prossima settimana, anzi veramente alla fine di questa settimana, quindi martedì prossimo sicuramente lo vedremo, e esce un nuovo film messicano che stanno facendo il trailer da un sacco di settimane, quindi anzi mesi, quindi non vedo l'ora di vederlo. E vi spiego leggermente quello che ho capito dal trailer. Praticamente parla di un ragazzo che è un attore che ho già visto in tanti altri film messicani, che non so bene perché comunque non c'ha soldi e sta indietro con l'affitto e non si capisce nel trailer perché, ma praticamente gli offrono una stanza in una pensione per anziani, in una casa per anziani, in una villona, e però nel foglio, quello lì, nel documento dove dice che gli danno quella stanza, c'è scritto che lui ha 84 anni, tipo, e invece è un ragazzo, e quindi siccome lui è un attore, che non riesce ovviamente ad avere lavoro, ma è un attore, e allora si traveste da vecchietto e va a vivere in questa casa per anziani e poi si vede che incominciano a fare le opere teatrali dentro con tutte le vecchiette e poi penso che si innamori di una tipo infermiera, insomma, che lavora lì, perché si intravede qualcosa nel trailer, però non lo so, mi sembra super divertente. Comunque niente, adesso iniziamo a pensare a cosa fare per cena perché fa famina. E niente, poi vi faccio vedere cosa prepariamo. Guardate un po' che bella cenetta che ho preparato. Allora, noi stiamo vedendo un telefilm messicano, perché poi dopo quando andremo via non avremo più su Netflix Italia tutti quanti i telefilm messicani che ci sono su questo Netflix. Quindi insomma ci stiamo facendo una scorpacciata, vero, di telefilm messicani. Stiamo vedendo uno che si chiama Club de Cuervos, che vabbè, in teoria parla di una squadra di calcio di una città messicana, però che non esiste, che non esiste. Però in realtà... Ciao. Vabbè, è un telefilm abbastanza tranquillo. No, infatti non è neanche sempre che cattivo. Comunque, nelle domande... Acidi per stappare cose. Siamo con Camino. Non abbiamo detto quando torniamo, però. Sembra che torniamo domani.
No, in no, no, abbiamo detto che torniamo alla fine dell'anno. Del 2020? No, no, no. Comunque, io ho preparato, guardate, crepe integrali con dentro i funghi e poi i fagiolini con un po' di cipolla viola e pepe. E Cesare ovviamente mette il peperoncino super piccante. Habanero, questa è una salsa di habanero. Molto buona. Ogni tanto si trova in Italia l'habanero, quindi se lo trovate, provatelo. Non fresco però. Dicono, sì, fresco. Sì, fresco. Dicono che è uno dei peperoncini più piccanti al mondo. È piccantissimo. Bah, è buonissimo. Comunque niente, buona cenetta. Simon, vai nel tuo cuscino se vuoi un fagiolino. Bravo amore. È l'ora della pappa. Che carino. Che è l'ora della pappa, Simon? Non lo trovo, cosa l'hai mangiato già. Purino, taglieli! L'ho buffato anche io! Ho visto gli altri! Poi aspetta lui, guarda, eh! E gli dico no, no Simon, no, no, ancora no, ancora no, ancora no, vai! Ormai sto già andando! Buongiorno gemmine, buon mercoledì, vi appoggio qua. Allora, io sono appena tornata dalla palestra, stamattina sono andata un po' più presto insieme a Maribel, così oggi Cesare andrà da solo e adesso sono tornata e mi sto per preparare una acai bowl per colazione, ho troppa fame. Ecco, iniziamo bene. Questo pacco di acai è nuovo e questo qua lo compriamo al Costco, sono delle bustine di acai surgelato che poi vado a mettere nel frullatore insieme alla banana, adesso vi faccio vedere. E comunque stavo prendendo il pacco nuovo e ho fatto danni, adesso non si può più aprire, oddio. Ah ecco, posso fare così e niente, quindi adesso faccio colazione e poi mi metto subito a filmare perché ho un sacchissimo di vestitini nuovi di Zaful, bellissimi, e vi ho messo anche alcune foto già su Instagram e su 21 Bottles, ma non vi ho ancora fatto il video con tutti i vestiti, quindi adesso mi faccio la doccia e poi mi metto, adesso che si serva via, ecco, ci sono riuscita, e mi metto subito a filmare il video haul, vediamo se magari lo faccio anche try on, così che me lo richiedete sempre. Oddio, è durissimo, ecco qua, e fatto. E niente, e poi dopo mi devo anche mettere a editare un altro il video haul delle cose che abbiamo comprato, cioè che ho comprato in Canada e a Seattle, perché ancora non ve l'ho caricato, l'ho filmato qualche giorno fa e ancora non ve l'ho caricato, quindi mi devo dare una mossa e mettervi questo video e niente, quindi adesso faccio colazione e poi mi metto a lavorare un pochino e poi dopo quando torna Cesar, non so se oggi andremo perché dovremo fare delle cose, mi servono delle cosine per sistemare la stanza per mia mamma, quindi non so se oggi andremo a comprare le cose o se ci andiamo domani e magari oggi finiamo di lavare le tende, adesso vediamo, perché se è bel tempo lavo le tende e le finestre. Se invece è un po' nuvoloso, mi sa che andiamo a comprare le cose, perché nella strada dove dobbiamo andare c'è sempre un sacchissimo di sole, fa caldissimo, ogni volta che andiamo ci abbronziamo un sacchissimo la fronte, perché è una strada molto aperta, senza alberi, senza niente, quindi abbiamo deciso di andarci in un giorno un po'... come si dice, un po' coperto, insomma, in questi giorni sta facendo veramente caldissimo, ma più che altro c'è un sole forte, 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 forte. Comunque sto bagnando, se sentite il rumore di acqua, sto bagnando la bustina di acai con un po' d'acqua, così si ammorbidisce un attimo, perché se la metto così super, super congelata dentro al frullatore non si frulla, quindi la ammorbidisco un po'. Poi ci metto un goccino di latte piccolo, piccolo, mezza banana. E poi dopo sopra ci metto... Ah no, ma la banana forse ce la metto sopra anziché mettercela dentro. Non vedo. Comunque sopra poi ci metto la granola e la banana. Facciamo la acai bowl.
Ecco qui la mia bellissima acai bowl. Oh, me la sono fatta più bella di quella che ho mangiato in Canada, Guarda che bella. Con banana e granola. E buon appetito. Gemmina, io sono pronta per filmare, mi sono tutta sistemata, ho fatto un po' un'acconciatura un po' così, bohemian, un po' così, insomma, come viene viene. Però prima di filmare voglio dirvi una cosa in questo vlog di cui sono super 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 contenta e finalmente è tutto pronto e quindi finalmente ve lo posso dire. In questi ultimi tempi stavo lavorando a un'altra cosa, oltre alla sorpresa, diciamo, del ritorno in Italia. Vi avevo detto che c'era un'altra bella notizia, un'altra sorpresa per tutti quanti voi. E no, non è che sono incinta, tantissimi continuate a chiedermi se sono incinta, non sono incinta, abbiamo anche risposto su Instagram a tante domande che ci avete fatto. Non sono incinta e non ho intenzione di rimanere incinta in questo periodo, almeno per adesso, quindi no, non è quello, ma è una cosa che magari per voi è più bella, perché finalmente, non so se l'ho detto certe volte, ma magari non tutte quante voi lo sanno, poi ci sono tanti nuovi iscritti che magari non lo sanno. Io ho studiato fashion design all'università, ho studiato moda e da sempre ho voluto fare, non lo so, i miei vestiti, la mia collezione e finalmente, che bello, finalmente posso dirvi che ho fatto una collezione. In realtà sono tre disegni, diciamo, sul brunch. E quindi qui sotto vi lascio il link alla pagina dove potete trovare tutta quanta la collezione e potete acquistare quello che vi piace. Appunto, sono tre disegni e sono... Perché la moto deve passare adesso e rovinare questo momento? Allora, sono troppo contenta, non so come dirvelo perché c'è un sacco di cose che vi vorrei dire ma in realtà non c'è niente da dirvi. Comunque, appunto, ho creato questi tre disegni e ho deciso di fare questa collezione sul brunch perché volevo fare una cosa che mi rappresentasse un po' e quindi, insomma, ovviamente doveva essere qualcosa del cibo, doveva essere qualcosa di puccioso, doveva essere qualcosa di dolce e quindi, insomma, ho deciso di fare dei disegni sul brunch e poi comunque più avanti, se andrà bene, sicuramente farò altre cose, anzi, se mi volete consigliare, posso creare, insomma, dei disegni su qualsiasi altra cosa, insomma, e faremo altre collezioni, insomma, e diverse anche, non solo, non per forza sul cibo. Però, insomma, come prima cosa volevo fare proprio una cosa che mi piaceva tanto, e quindi, insomma, mi piacciono i dolci, mi piace mangiare, mi piace fare il brunch, mi piacciono comunque le scritte e le cose con le scritte, quindi ho fatto tre disegni con tre scritte e ho realizzato, insomma, vari prodotti con ognuna di queste scritte. Potete trovare i prodotti disponibili in vari colori. Ho fatto magliette, canottiere, il cuscino, quindi ho voluto anche mettere qualcosa di home design, insomma, visto che mi piace comunque tantissimo anche, mi piacciono le cose per la casa, come voi sapete, oltre ai vestiti, quindi ho fatto cuscini, ho fatto la tazza, ho fatto l'asciugamano per il mare, ho fatto le cover per il telefono, e quindi, insomma, trovate tante cose e non lo so, io sono troppo contenta, andate a cliccare qui sotto, vi lascio appunto il link e così se vi piace potete acquistare qualcosa. Che altro vi posso dire? Non voglio spoilerare più di tanto i disegni, io li sto guardando in questo momento, però andate a vederveli voi, insomma. Uno è con i waffle, uno è con il toast con l'avocado, troppo bello, e l'altro è con i pancake, quindi, insomma, proprio da me. E niente, io spero un sacco che vi piaccia e boh, non so che cosa dire perché sono troppo troppo contenta. Comunque, niente, andate a dare un'occhiatina se vi va
così potete vedere e dirmi che cosa ne pensate. E ovviamente, cosa più importante, se comprate qualcosa, fatevi la foto e mandatevela. Facciamo un hashtag. Che hashtag possiamo fare? Facciamo l'hashtag Gemmina Brunch Squad, così se insomma vi fate le foto potete taggarle a questo hashtag, in modo che io posso vedere insomma le foto di voi che indossate le magliette o del vostro telefono con la cover, di voi al mare con l'asciugamano e del brunch, insomma. E mandatemi le foto, insomma, taggate le foto a questo hashtag, così posso vedere le cose. E niente, spero davvero tantissimo che vi piaccia, e volevo anche comunque ringraziarvi tutti quanti, perché se non ci foste voi io non avrei potuto fare questo, e quindi veramente grazie di cuore, perché è proprio quello che ho sempre voluto fare, il mio design con le mie cose, insomma, quindi... E spero che mi supporterete, così potremo fare sempre di più, sempre più cose, sempre cose più belle. E niente, quindi io adesso vado a filmare, e vi ripeto, trovate il link nell'info box del sito, così potete andare a dare un'occhiatina e fatemi sapere anche che cosa ne pensate, se vi piace o che cos'altro, che altri design vorreste vedere, insomma, così mi metterò subito, perché ho tantissime idee, io voglio già subito mettermi a lavorare su altre cose, quindi fatemi sapere, così insomma creeremo anche insieme prossimamente altre cose. Yeah! Vado a filmare. Eccoci qui. Allora, stasera è tornato dalla palestra. Ciao. Io ho finito di filmare, ho anche sistemato un sacco di cose e adesso ho fatto un pranzetto. Guardate che buono. Veloce al volo. Allora, insalata di tonno con tonno, avocado, cetriolo e carota, e poi queste tipo, sono tipo dei cracker, questi diciamo. Sono tipo dei cracker, ma di mais super, azzurro. Sì, super dietetici, in realtà c'hanno molta fibra, ma Simon, vai nel tuo cuscino tu. Zero grassi, quindi cioè sono veramente buone. Super leggeri. Sì. E poi i pacchettini sono da 3, quindi. Credo che il pacchettino con 3 quanti ce n'ha? Quante calorie? Non mi ricordo, però è il consigliato, insomma. Vabbè, vediamo. Cioè il come si dice? La quantità consigliata, ecco. Dice che di c'ha 72 calorie, 3. Bene. 3 cosetti, quindi. Quindi adesso ci mangiamo la nostra capelli, insalatina di tonno. Oggi fa caldissimo, come sempre. Buon appetito. E poi continuiamo a pulire. Guardate chi c'è nella nostra soffitta. Un uccellino che sta nel nido covando le uova. Ti lascio in pace, ok? Ciao ciao! Bocciati! Ce l'abbiamo fatta! Siamo riusciti a fare una stanza! Poi ci siamo fatte la doccia, ci siamo messi il pigiama e adesso ceniamo. Ho fatto. Allora, così la telecamera. Ho fatto. Allora, ho fatto i fagioli. Cremina di fagioli. Sembra un po' vomito, ma è buonissima. Poi ho fatto le tortillas croccanti. Insalatona. E fettina di carne. E adesso ceniamo vedendo il nostro telefilm messicano. C'è un po' di casino in tutta la stanza, cioè in tutta la casa, però che insomma, è una stanza. Sì, vabbè. Abbiamo sistemato la stanza per mia mamma, così insomma, abbiamo anche lavato le tende, lavato le lenzuola, sistemato tutto quanto. E niente. Sento l'odore della carne, ovviamente. E niente, buona cena. Buongiorno Gemmine. Giovedì? Oddio, abbiamo ancora un sacco di cose da fare. Già giovedì. Che ansia. Comunque noi stiamo facendo colazione. Stasera un frullato. Gli è venuta la festa dei frullati. Cioccolato, banana. Avena. Sono super energetici. Sì. La mattina prima di andare in palestra. Sì, è vero. Però io lo voglio un po' più piccolino, quindi mi sono fatta l'avena a parte. Con la banana a parte.
E niente, adesso facciamo colazione, poi andiamo in palestra e poi ci mettiamo di nuovo a pulire, cioè abbiamo ancora tantissime cose da fare. Ieri abbiamo fatto solo la stanza, quindi ci manca il bagno, cucina, la nostra stanza, la cucina e tutta la sala. C'è la pranzo qua. Pochissimo, vero? Sì. Tu che ne pensi, sai? Non ce la faremo? Si gode il sole, Sai, non si gode il sole? E sto qui. Che pensi, che ti do qualcosa? Dove stai? Vieni qua che ti do un biscottino, vieni qua. Prontissimi per andare in palestra. Che sonno. E ho messo appena adesso online il video haul delle cosine che abbiamo comprato nel nostro viaggio, quindi andate subito a vederlo. E tra l'altro mi sono dimenticata però nel video di farvi vedere le calamite, quindi ve le faccio vedere subito. Allora, questa è di Vancouver, questa è di Seattle. Belle, vero? Sì, arricchiscono la nostra collezione. Wow, San Francisco, Las Vegas, che collezione. Dai, andiamo in palestra. Eccoci tornati a casa, gemmine. Noi siamo già andati in palestra, siamo tornati. Oggi il tempo è diventato veramente brutto adesso. Mi sa che sta per piovere, sapete? È tutto grigio il cielo, però meglio, perché ieri veramente pulire con tutto quel sole è stato super faticoso. Quindi meglio che sia il cielo un po' più coperto, così insomma possiamo pulire senza avere tanto caldo. Comunque accendo un po' la luce così vedete meglio. Sto preparando il pranzo. Sto facendo le zucchine. Le ho saltate prima con un goccino d'olio e un po' di cipolla e un pomodoro. E poi ho messo a cuocere le zucchine, ho messo anche un goccino d'acqua e un pochino di salsa di peperoncini, una salsa che ho preso qui in Messico. E poi qui ho messo anche del petto di pollo. Quindi adesso si sta finendo di cuocere e non so se lo mangeremo così da solo, perché Cesare è andato giù alla tortiglieria perché aveva voglia di tortillas, quindi non so se li mangeremo tipo a mo' di taco. E adesso vediamo che cosa compra, con che cosa torna e con che cosa mi torna su, vediamo che cosa mi combina. E niente, se no li mangiamo così. Comunque quasi pronto, sembra molto buono, c'è un profumino buonissimo. E tu che cosa vuoi, amore? C'è il pollo per te, lo sai che c'è il pollo? Lo sai che c'è il pollo anche per te? Non ti avvicinare così tanto. Fai un po' più indietro, così ti vedono. Ecco Simon. Si avvicina tantissimo e poi non lo vedete più. Vero, amore? E niente, dai. E mettiamoci al lavoro, che ci manca ancora un sacco da fare. Eccoci qua. Allora, abbiamo pulito tutta questa stanza, che è la nostra stanza. Sono rimaste solo alcune cose che devo mettere in bagno e altre cose di Cesar, che aveva sul suo comodino. Guardate che differenza. Il suo comodino era tutto pieno di queste cose. Tutte queste cose qui. E adesso le dovrà sistemare, perché non possono stare lì quando c'è mia mamma. Deve essere tutto ordinato. Ho messo anche una candelina. E poi ho anche ordinato l'armadio. Ho pulito tutto, ho sistemato anche sopra, le scarpe sotto, un sacco di cose, quindi ecco, vi faccio vedere velocemente. E niente, quindi è tutto quanto pulito, ho anche scopato a terra, rimane solamente da passare lo straccio, quindi dopo lo farò. Però vabbè, poi lo straccio lo dovremo ripulire per terra perché si sporcherà, però insomma almeno sono puliti bene bene tutti i mobili, ho pulito bene tutto, il letto, la cassettiera, tutto quanto, i comodini. E niente, adesso mi sa che mi metto a pulire, oddio stavo inquadrando là sopra, mi sa che mi metto a pulire la cappa, perché sopra è tutta sporca del grasso di quando cucino. La pulisco ogni tanto, però si sporca parecchio, quindi insomma dovrò, li metto un po' di spruzzino quello là per la cucina, così la lascio un po' a bagno. E niente, adesso quindi pulisco anche un po' la cucina e niente, questo vlog sarà un po' noioso perché è super super casalingo, in mezzo al casino e di tutte quante le cose, però insomma volevo fare un altro video, quindi cioè volevo fare un altro vlog casalingo perché me li chiedete sempre, quindi insomma scusate se sarà un pochino noioso, più noioso degli altri, ma insomma, stiamo pulendo. Buongiorno gemmine, buon venerdì. Ieri sera non abbiamo nemmeno salutato, nemmeno fatto vedere la cena. Eravamo stanchi morti con tutta la pulizia che abbiamo fatto. Guardate la cappa.
Avete mai visto una cappa così pulita? Eh? Wow! Comunque io sto preparando il porridge per colazione. Eccolo qua. Guardate che buono. Ci siamo proprio appena svegliati. Oggi Cesar andrà in palestra da solo, io rimarrò un po' a editare, che vi devo mettere, cioè vi devo editare sia questo vlog sia un altro video, e così insomma nel weekend poi avete video, anche se noi magari vloggeremo ancora, non lo so. E niente, quindi adesso facciamo colazione. Io penso che finisco qui questo vlog, così appena finisco di fare colazione appunto mi metto subito a editarlo. E spero che vi sia piaciuto questo video. Vi ricordo ancora i vestiti con il mio design, se volete andare a dare un'occhiata vi lascio il link nell'info box. E niente, vi mando un bacione gigantesco e ci vediamo nel prossimo video. Ciao Giammine!